Sette ristoratori abbinati ad altrettante casalinghe in una divertente gara di ricette e di abilità. L'edizione 2011 del Bianco e la Rossa DOP, che si è svolta a Rotonda, è stata un trionfo di tipicità e destrezza nel realizzare in poco tempo la lagana, cioè l'impasto perfetto, dove ovviamente il bianco è il fagiolo e la rossa è la melanzana. L'iniziativa, che si è svolta in due giornate tra Viggianello e Rotonda, ha previsto in quest'ultimo paese una visita mattutina ai campi di melanzane e fagioli, guidata dal giornalista Roberto De Petro di Agri7 di Telenorba Verde. Le attività sono andate avanti nel pomeriggio con un dibattito moderato dalla giornalista Rai Beatrice Volpe e dedicato al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Al dibattito hanno preso parte Francesco Battifarano, presidente delle DOP di Matera, e il generale De Rinaldis, a capo delle Frecce Tricolori e Rotondese DOC. La sfida culinaria è stata accompagnata da due novità di diversa natura. La prima, la degustazione, ovviamente fuori gara, dei vini di Matera offerti dall'azienda Battifarano. E poi la presenza dell'attore americano Clayton Norcross, che ha fatto parte della giuria. Allora Clayton, noi ti ospitiamo qui in Basilicata, è la prima volta in Basilicata immagino? No, no, è la seconda volta, ero qui anche in marzo. Ah, perfetto, però nel Pollino forse è la prima volta, no? Questo bel villaggio del Rotondo è la prima volta. Ah, perfetto, noi ti ospitiamo nel migliore dei modi perché degusterai i piatti migliori della tradizione enogastronomica del Pollino, quindi abbiamo fatto di tutto per farti sentire a tuo agio. Sì, devo giudicare da questo, tutte queste belle gente, questo cibo che hanno preparato? Esattamente, giudicherai i ristoratori che vedi là in divisa schierati e poi le casalinghe del Pollino. Ah, questo deve essere difficile però con queste buone cuoche, eh? Guarda, sono in gamba, sono... L'iniziativa è stata patrocinata, tra gli altri, dall'Alsia, dai comuni di Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore, dalla Regione Basilicata, dalla provincia di Potenza e dall'Ente Parco Nazionale del Pollino.